Ciao a tutti, sono qui con Alessio Manzoni, che è un amico ritrovato di quando eravamo piccoli, e colgo l'occasione che mi ha offerto Piero da Saronno per intervistarlo. Ciao Alessio! Ciao Marina! Allora, cosa ci racconti oggi? Di cosa parliamo? Perché Piero ha deciso di intervistarti? Innanzitutto ci sei sul giornale di Saronno La Settimana, è appena uscito un articolo che parla di lui, in quinta pagina, a tutta pagina. Perché? Perché 4 anni fa ho fatto un incidente in moto in cui ho perso una gamba e ho rischiato di perdere la vita in primis. Mi hanno salvato, però mi hanno amputato una gamba a livello del femore, me ne è rimasto pochissimo, pochi centimetri, e ho lesionato i nervi di questo braccio non posso muoverlo, e mi hanno amputato anche queste due dita qua. E sei rimasto anche, diciamo, parecchio in ospedale dopo l'incidente? Sì. Ricordo che avevamo sentito, insomma, di questa cosa successa, chiedevamo aggiornamenti ai tuoi genitori, perché comunque sei stato davvero anche in pericolo di vita. Quindi deve essere stato un periodo non facile, però da quel momento difficile sei riuscito a venirne fuori e un pochino anche a rinascere. Perché? Da quanto? Allora, il momento difficile qual è stato? Allora, quando ero in ospedale e ancora non mi rendevo bene conto di che forma avesse preso il mio corpo, no? I vari parenti, amici mi dicevano: beh, oggi quando si perde una gamba si torna a camminare come prima, la vita è come prima. I parenti, gli amici, sì. E quindi tutti mi incoraggiavano in questo modo: hai perso la gamba, vabbè, avrai qualche problema col braccio, però insomma farai una vita simile a quella di prima. Invece in realtà poi ho scoperto che non era così, perché sono stato in alcuni centri protesi di tutta Italia dove applicano delle protesi a sistema standard, diciamo. Per sistema standard di protesizzazione intendo che il moncone, la coscia amputata o la parte transfemorale o la parte transtibiale della gamba amputata entra o comunque vive all'interno di un invaso. Questo invaso ha un sistema a ventosa, diciamo. Si mette su una, chiamiamola, calza in silicone, e con la gamba si entra in questo invaso, e questo invaso causa grossi problemi di sudorazione, di irritazione della pelle, di ulcere. Una parte, diciamo, di pelle, di carne che va contro, immagino, una parte, sì, di plastica o comunque materiale sintetico, e quindi, esatto, ci sarà un pochino sfregamento. Tutta la coscia vive all'interno di questo invaso. Capisci che anche per chi non ha l'esperienza diretta è difficile pensare che una gamba stia tutto il giorno senza problemi dentro un invaso. Ma c'è chi riesce? Allora, ci sono molte persone che ci convivono bene col sistema invaso, però c'è tutto un altro pianeta di persone che non camminano con le protesi invaso, quindi stanno in carrozzina o usano la protesi solo una o due ore al giorno, o la usano solo per andare in fisioterapia all'ospedale, poi la tolgono, poi si rimettono in carrozzina. Quindi di fatto hanno pagato o al sistema sanitario nazionale o ad altri enti, diciamo, la protesi senza però utilizzarla. E questo è quanto è successo a me. Infatti, dopo pochi mesi che ho avuto questa protesi in vaso, questa o queste protesi in vaso, perché ne ho avuta più di una. Quindi hai provato diversi centri e, sì, diverse protesi che magari hanno diverse caratteristiche. Mi hanno tra continuato loro a rifare gli invasi, ci hanno provato, certo. Però a un certo punto anche i tecnici ortopedici si rendevano conto che la situazione era difficile, perché l'amputazione era molto corta, quindi non c'era molta carne che andasse a che entrasse dentro l'invaso. Diverse protesi, ne hai provate varie, hai girato diversi posti, poi cos'è successo? Poi è successo che
l'ultimo invaso mi ha fatto aprire delle ferite all'inguine e non ho più potuto camminare. E quindi decisi di stare in carrozzina. Ho fatto quasi un anno e mezzo in carrozzina. E lì, insomma, iniziò un periodo un po' grigio, no? Perché io stavo cominciando a pensare che sarei rimasto in carrozzina per sempre. E durante questo periodo grigio passato in famiglia, mia sorella Eleonora, e siccome lei è una hostess di volo, molti anni fa ha vissuto in Australia, e durante appunto questo periodo passato in famiglia in questo modo, lei è riuscita a parlare con una sua amica per caso, che le ha detto: guarda Eleonora, che qua c'è una clinica in cui c'è un medico che applica un metodo alternativo di protesizzazione. Allora mi sono informato e ho scritto a questo medico, a questa clinica. Quindi privata. Per caso. Sì, perché poi io ai tempi non ero iscritto ai social, che comunque qualcosa si sente sui social di questo metodo qua. E vabbè, io li ho contattati e ci siamo scritti per un po', e tra le varie mail questa clinica mi diceva: guardi Alessio, lei sarebbe per noi un buon candidato, però la informiamo che per noi va bene che lei venga anche qua, però ci sono anche delle cliniche in Europa con cui facciamo gli studi di osteointegrazione. Questo metodo innovativo di protesizzazione si chiama osteointegrazione. E quindi entrai in contatto con una clinica olandese dove conobbi questo fisiatra che mi aiutò ai tempi, e gli mandai la documentazione necessaria, andai su con mia mamma e niente, ho visto molti pazienti che si trovavano male, in passato si erano trovati male con l'invaso, e all'interno del loro ospedale pubblico gli hanno applicato l'osteointegrazione. In Europa, non in Italia? In Olanda, sì. E dove praticamente il meccanismo, se ho letto bene l'articolo, è che tu vai proprio ad attaccarti all'osso, praticamente, anziché essere una specie di guanto sopra comunque la pelle, è molto più invasivo, se vogliamo, ma però in realtà poi funziona meglio perché si aggancia. Sì. Allora, ho semplificato. Sì, credo. Allora, partendo da lontano, ma veramente ne parlerò con pochissime parole, insomma. L'osteointegrazione nasce tra gli anni 50 e 60 in Svezia per la cura dei denti. Questo professore svedese capì che un metallo a contatto con le ossa, un metallo con una certa porosità in superficie, a contatto con le cellule ossee, si integra. Quindi le cellule ossee riconoscono quel materiale, quella porosità, e si integrano e diventano un pezzo unico. Cioè praticamente si formano ulteriori cellule che vanno a prenderlo? Sì, esatto. Tu fori l'osso, metti dentro questo metallo che può essere in vari materiali, e l'osso lo avvolge, le cellule lo riconoscono e si agganciano, okay. Si aggrappano. Quindi tu hai una parte fissa, sempre diciamo attaccata ormai alle ossa, integrata con le ossa, però una parte artificiale alla quale immagino vai ad agganciare poi la protesi con, esatto, molto più ci arrivo. Quindi è nata questa cosa per i denti, ha funzionato, e tra l'altro in Italia ci sono, si usa già l'osteointegrazione per le protesi dei denti. Poi il figlio di questo professore che inventò l'osteointegrazione disse: se funziona sui denti potrebbe funzionare anche sugli arti. Quindi verso gli anni 90 in Svezia sono partiti con le protesi sugli arti superiori e inferiori. Poi gli impianti si sono evoluti e altri paesi hanno applicato il metodo in altri modi, ad esempio in Svezia l'impianto è abitato, si integra ma è
una vite quella che si integra. La Germania è partita usando questo impianto, però pressato piuttosto che avvitato, e gli olandesi e gli australiani successivamente hanno usato un altro tipo di impianto ancora, sempre pressato però piuttosto che avvitato, e niente, più o meno è questa la storia. Però allora io sono andato fisso. Sì, allora loro che cosa fanno? Operano il moncone, lo riaprono, forano il femore o la tibia e innestano questo perno in titanio per un bel po' di centimetri e diciamo che lo martellano dentro, e questo titanio si integra con l'osso, quindi già dopo qualche giorno si può iniziare a caricare il peso, si può stare in piedi su questo titanio, quindi a gamba nuda l'osso integrato ha la coscia libera, quindi non ha più un invaso attorno alla coscia, ha la coscia libera ed esce parte di questo perno in titanio dove una ferita rimane aperta e ci sono dei rischi di infezione. Per non far venire le infezioni, l'unica cosa che bisogna fare è tenere pulita la ferita, lavarla due volte al giorno con un getto d'acqua, e questo è quello che faccio io tutti i giorni. E può capitare che arrivino delle infezioni, ma si tratta di infezioni superficiali, infezioni della ferita, cioè la ferita un giorno fa un pochino male, diventa rossa, potrebbe essere un'infezione, si fa un ciclo di antibiotici di 8-10 giorni e poi passa, ma tendenzialmente non viene l'infezione, sono infezioni fisiologiche. Sicuramente bisogna tenere pulita la ferita, questo deve fare il paziente. Per il resto ci sono tutti i vantaggi a passare a osteointegrazione per le persone che hanno difficoltà con gli invasi. Perché? Perché la protesi si mette con un clip, quindi ho la mia protesi che non ha più l'invaso, il ginocchio e il piede è uguale a prima, ma con un click la metto e la tolgo, cioè un click proprio meccanico. E in più lo scheletro si ripristina a livello di movimento, no? Perché alla schiena torna il carico dal femore, cioè al corpo non interessa che poi ti manca la gamba, ma il carico torna dal femore, quindi la schiena torna a lavorare dritta, no? Con le altre protesi avevi avuto problemi anche un po' di mal di schiena? Leggevo. Con le altre protesi ho avuto dei problemi di mal di schiena, sì, e in più l'invaso comporta spesso osteoporosi dell'osso, perché nel momento in cui tu non usi più un osso, l'osso si indebolisce e diciamo che perde la sua forza, no? Invece con osteointegrazione si ripristina tutto, si ripristina la porosità dell'osso e anche i muscoli, cioè quei muscoli che rimangono tornano ad attivarsi. Quindi è anche superato questo momento difficile a un certo punto, sì, con questa scoperta, voglio dire. Sei riuscito a venirne fuori e anzi ti hanno nominato ambasciatore. Allora, cosa poi vuol dire? Vuol dire che praticamente in Olanda, quando ero su, che sono stato su un mese e mezzo tra intervento chirurgico e riabilitazione, il fisiatra che mi seguiva mi diceva: guarda, io sono presidente di una fondazione europea dove aiutiamo altri stati a implementare, o comunque informiamo in primis gli altri stati sul metodo osteointegrazione, perché qua da 10 anni sta aiutando molti dei nostri pazienti che vengono da tutta Europa. Quindi informiamo gli altri stati e li aiutiamo anche a implementare il metodo. È una fondazione di beneficenza, quindi mi hanno detto: siccome tu sei il primo italiano che viene qua in Olanda, secondo noi avrebbe senso che secondo noi potrebbe essere interessante per l'Italia sapere che ci sia questo metodo alternativo che può aiutare dei pazienti che non camminano oggi. Quindi questo è quello che ho scelto di fare, soprattutto perché gli impianti che usano gli australiani e gli olandesi, poi ad oggi qualcosa è cambiato, sta cambiando, però gli impianti che usano sono prodotti in Italia, quindi l'Italia esporta gli impianti, ma in realtà a casa sua non li usa, cioè li vende fuori, e questa è stata una cosa che mi ha colpito e ho detto: bisogna parlarne.
prima con la sanità e poi parlando anche con i pazienti. Quindi le attività che svolgo come ambasciatore sono far conoscere questa realtà, quindi convegni, cosa fai? Sì, organizzo convegni, cioè corsi ECM, che sono i corsi di aggiornamenti obbligatori che hanno, devono fare le figure mediche, sanitarie, che lavorano nel mondo della sanità, e organizzo questi convegni, parlo della mia storia e i medici olandesi vengono da noi a spiegare ai medici italiani come si parlano di questo metodo, insomma, parlano della chirurgia, delle riabilitazioni, vantaggi, svantaggi e quant'altro. Quindi una comunicazione che passa dai medici o anche qualcosa rivolto magari già alle persone, ai possibili fruitori, in qualche modo, non so, tramite i social, che allora, canali utilizzi? Abbiamo parlato della parte dei corsi ECM. Spesso ai corsi facciamo partecipare anche i pazienti, così vedono in prima persona le persone che hanno l'osteointegrazione, come camminano. E poi c'è la parte social, sì, ho aperto delle pagine social dove i pazienti da tutta Italia mi contattano per sapere se il metodo viene già implementato in Italia. Ci stiamo lavorando, ma ancora questa cosa non si può dichiarare. Ci sono alcune regioni dell'Italia che si stanno interessando e stanno parlando con i medici olandesi. Sono processi un po' lenti, però ci saranno delle novità buone. Il lavoro che stiamo facendo sta portando dei risultati, ci vorrà del tempo. Però ai pazienti intanto gli si dà tanta informazione. Vengono a casa mia, ad esempio, e vedono che cosa vuol dire avere un impianto che esce dalla gamba, e questa è la cosa strana da vedere, che fa impressione, no? Certo. Un po' Robocop. Ma sì, purtroppo. È bello, no? Tutti sognavano da piccoli, sì. Tutti sognavamo di essere, io no, i maschi, di essere un po' Robocop. E lo faccio come volontario, perché cioè, come volontario, nel senso non percepisco denaro da questa cosa. Infatti volevo chiederti, non ne hai fatta magari una professione, volevo chiederti se fosse diventata per te una professione, no, solamente per... Assolutamente, ma perché? Perché cioè, moralmente non mi sembra corretto che una persona che può avere la possibilità di camminare non cammini. E per me, cioè, certo, quale più grande soddisfazione che aiutare una persona a tornare in piedi, cioè a cambiargli la vita? Questa è questo il più grande denaro, no? Poi certo, che mi arriva, avere questa soddisfazione. Prendere le persone dalla tristezza in cui hai ricaduto anche tu, dal certo, periodo buio, e aiutarle a uscirne. Sì, esatto. E basta. In realtà all'inizio ho anche accompagnato, io è da 2 anni che faccio questa cosa, perché è da 2 anni che sono osteointegrato, e ho anche accompagnato dei pazienti in Olanda perché volevano capire se erano idonei o no per eventualmente sottoporsi all'intervento. Invece adesso li sto cominciando a mettere in contatto i pazienti con degli ospedali italiani, che poi valutano loro insieme ai pazienti olandesi se si può fare in Italia o no. Quindi una situazione, è una fase un po' transitoria, però l'idea e l'obiettivo e la speranza ha intenzione, è quella che anche qui in Italia si possa offrire. L'Italia si sta interessando fortemente sull'osteointegrazione, sembra intenzionata, però sono gli ospedali che poi devono dichiarare questa cosa. E tu adesso quindi comunque cammini, la tieni sempre la protesi? Non io cammino sempre, a volte ci dormo anche, se io un pomeriggio devo andare sul divano a fare qualche ora di sonno, la vado con la protesi. Cioè, per me non cambia niente averla o non averla, perché io ho sempre il titanio nel femore, cioè la parte esterna. Quindi è completamente diverso rispetto a prima, comunque. Sì, sì, sì. E hai un lavoro? E sono tornato. Il mio lavoro, dici? Sì, io sono un progettista meccanico, lavoro nel settore delle automobili. E niente, all'inizio quando ero in carrozzina mi accompagnava mio padre. E adesso sono completamente autonomo, cioè non ho stampelle, non
ho la mia macchina, infatti voglio camminare per non un sapevo se potevo chiederlo, no, ma guidi, cioè si può guidare? Sì. Beh, ma il discorso della guida anche con esula dal, dallo strumento integrazione, cioè tutti gli amputati con dei con degli adattamenti guidano. E, però insomma arrivare, parcheggiare, scendere con le tue gambe anziché cercare di traslarsi sulla carrozzina, immagino sia comunque più semplice. Io quasi quindi vai al lavoro in macchina. Sì, sì, cioè vita uguale a prima. Se voglio visitare città, viaggiare, fare qualsiasi cosa, a me è rimasto più un problema il braccio che la gamba, ecco. Le lesioni nervose sono un problema perché non si sa se si riprendono. E però per quanto riguarda la gamba ho assolutamente, cioè, tutto quello che avevo prima, cioè, poi posso entrare in acqua con la ferita aperta, cicatrizzata, si può andare in acqua, non c'è nessun problema, anche l'acqua del mare è consigliata perché c'è il sale. Certo, tutto deve essere sempre raccomandato dai medici, cioè un paziente deve essere seguito. E quindi alla fine di questo percorso si può dire che gli amici e i parenti che all'inizio ti dicevano guarda che riuscirai a tornare ad avere una vita normale, pare che avessero ragione. Hai dovuto faticare un po' più del previsto per arrivarci, ma cioè non ho potuto farlo in Italia, però sì, con la sua integrazione veramente si può dire che si può tornare a camminare proprio come prima. E tra l'altro un'altra cosa, una piccola parentesi, quando io andai in Olanda non ho pagato con i miei soldi l'intervento e la riabilitazione, ho usufruito di una legge che ho trovato nel sito del Ministero della Salute che prevede che un cittadino europeo, se non ha la cura nel suo stato per migliorare la sua qualità della vita, ma c'è una cura in altri stati che è una cura riconosciuta, il paziente ha diritto ad avere cura all'estero come se fosse un ospedale italiano. In Europa o in tutto il mondo? Allora, in Europa è più facile, è negli ospedali pubblici dell'Europa, però credo che ci sia la possibilità anche di avere l'assistenza per quanto riguarda ospedali fuori dall'Europa e anche privati, dipende dalla situazione del paziente, cioè questo non riguarda solo l'osteointegrazione, riguarda anche le malattie o altre. Beh, una legge mi sembra abbastanza intelligente, una legge giusta. Sì. Intanto che l'Italia si struttura, insomma. E niente, quindi giro in tutta Italia per i convegni usando giorni di ferie dal lavoro. Non c'è. Gli hobby, prima quando eri giovane suonavi, avevi una band famosa a Saronno che si chiamava Edera. Una band famosa. Famosa a Saronno, ha detto. Sì, sì. Suonavi sì. La chitarra. Suonavo la chitarra e avevo imparato da autodidatta. Cantava. Cantavo, sempre da autodidatta, infatti cantavo male. E l'importante è che il pubblico ti apprezzasse. Ti apprezzava? No, non lo so. Vabbè, se vi chiamavano immagino di sì. E adesso pian pianino ci vuoi tornare un adesso po' sulla musica? Però sì, ho scoperto, in realtà già quando suonavo avrei voluto acquistare questa chitarra che si chiama Lap Steel Guitar, che è quella chitarra orizzontale che si appoggia sulle ginocchia. Ecco. E ti permette questa di suonare con una mano sola? No, va suonata con due mani, però questa non devi la mano un pochino, siccome si sta riprendendo con la fisioterapia, sto riuscendo un po' a suonarla. Mm-hmm. E quindi sono fiducioso del fatto che potrei suonarla bene. Però potresti cantare già adesso. Ho perso un po' di voce dall'incidente, però magari è solo questione di allenamento. Vergogna, beh, comunque tanta ricerca, tanta curiosità che comunque mi sembra ti stia premiando. C'è anche questa cosa della chitarra orizzontale, eccetera. Non sei una persona che si è dato per vinta. Si è data quello, per vinta. No.
E questo è importante, magari anche un messaggio di speranza al grande pubblico che vedrà questo video, agli amici di Viro da Saronno, in qualsiasi situazione magari di difficoltà ci si possa trovare, cercare una ricerca continua di soluzioni, non darsi per vinti, cercare di uscire anche da situazioni di tristezza e in cui ci si sente persi, può dare dei buoni risultati, quindi sperarci sempre, ma anche darsi da fare. Adesso abbiamo internet e per fortuna penso, perché anche grazie a internet che hai saputo di... Oddio, in questo caso no, perché era tua sorella, no? Però comunque adesso c'è internet invece, quindi le soluzioni magari ci sono, basta solo cercarle in qualsiasi campo, quindi un messaggio positivo di datevi da fare. Sì. E poi... per interessarsi sull'osteointegrazione attraverso noi vi consiglio di seguire le nostre pagine. Dai, dici social. I nomi delle pagine così. Ma allora, i social sono quelli, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube. E cercate AOFE Italia. AOFE Italia. Che sta per Amputee Osteointegration Foundation Europe. Oppure cercatemi su Facebook, io sono Alessio Manzoni e nella mia foto profilo sono con un bambino in braccio, chiaramente prima di aver perso la funzionalità del braccio. E che bambino è? Parliamo anche di quello. Prima dell'incidente hai fatto un viaggio in Africa. Sì. Sempre come volontario per fare del bene. Sì. Quindi comunque questa missione dentro per fare qualcosa per gli altri ce l'avevi anche prima. Cioè comunque una persona buona, il nostro Alessio. E che viaggio era? Dai, raccontaci brevemente. È stata semplicemente, è stato un anno in cui non avevo voglia di andare a fare una vacanza normale con amici. E ho detto voglio andare in uno di questi posti dove non c'è nulla. In realtà l'ho fatto tanto per i bambini, ma tanto anche per me, perché secondo me fare queste esperienze serve anche a leggerci, a conoscerci, a capire, apprezzare quello che si ha, no? Certo. E quanti anni avevi? Sai che non mi ricordo, saranno passati 8 anni, non lo so, avrò avuto 20, non lo so, 26 anni, 25. Quanto tempo sei rimasto? Ho fatto 3 settimane, un mese, e praticamente aiutavamo i bambini cardiopatici, perché in Kenya la cardiopatia non è curata oggi. E poi il villaggio in cui ero in realtà prima organizzava viaggi della speranza per questi bambini, cioè li faceva andare in Toscana, il missionario faceva andare in Toscana i bambini e li faceva operare, poi tornavano giù. Poi ha avuto contatti con Emergency del Sudan e i bambini adesso vengono curati da loro. E come è ritornato tu qua? Cioè nel senso arricchito, illuminato? Guarda, in due parole, il sorriso di quei bambini ce lo si porta dentro per sempre. È uno dei più bei ricordi che ho della mia vita. Che pur magari avendo poco, avendo tante difficoltà, riescono comunque a sorridere e a trovare le cose buone. Però vedete anche il discorso dell'essere aggiornati a livello di salute delle persone. Cioè uno va in Kenya e dice ma perché qua un bambino deve morire? Perché la cardiopatia non viene curata? Quando è disponibile la cura? E le cose sono collegate, cioè questa è la domanda. Oggi la mia domanda è cambiata. Giù ai tempi mi facevo questa domanda. Oggi qua la domanda è perché le persone devono passare la vita in sedia a rotelle quando possono camminare? Quindi mi sento di dover aggiornare la sanità italiana su questo metodo, cioè è collegato, no? L'esperienza in Kenya pensi che abbia un ruolo magari anche nel farti uscire da quel momento nero, nel darti un po' di motivazione quando tutto ti sembrava scuro, quando magari ti eri appena risvegliato dall'incidente, che immagino non sia il più bello dei giorni quando prendi consapevolezza di quello che ti è successo? Magari, non lo so, c'è stato qualche ricordo a quei bambini? Sì, c'è stato, perché dei bambini oltre ad essere cardiopatici erano amputati
è un po' lunga spiegare i perché, erano amputate alcune parti del corpo e non avevano nulla. Cioè adesso mi collego anche a un'altra cosa. Nelle pagine che gestisco, è chiaro che io cerco di aiutare la popolazione italiana, no? Però mi scrivono anche delle persone da altre parti del mondo e mi scrivono anche persone dall'Africa e mi dice, cioè, l'italiano oggi, insomma, attraverso me, attraverso OEFE, può avere probabilmente una possibilità di accedere alla sua integrazione, ok? Però quando mi scrive una persona dall'Africa, io rispondo e non rispondo, perché? Perché so che posso far poco, no? È questa la cosa che... Un po' frustrante. È stata questa la riflessione, no? Cioè io, quando mi scrive qualche ragazzo dall'Africa, dentro di me dico, in questo caso che non ho contatti, cosa gli faccio fare a questo bambino? Cioè quello è un bambino che è senza una gamba e non posso fare niente. Vedremo in futuro di... Non so cosa può succedere in futuro, però siccome questa cosa mi appassiona potranno esserci dei cambiamenti, vediamo. Ok, grazie Alessio, grazie, ti ringraziamo, ti salutiamo. Piero ci tiene a far vedere come in fondo non sei cambiato dal 2012, prima dell'incidente, qualche anno prima, quando con gli Edera ti esibivi al Festoria e già lui ti aveva intervistato più di una volta a quanto pare, perché Piero è dappertutto, dal 2003 riprende tutti i filmati, faccio anche un po' di pubblicità a lui e quindi in coda a questo video troverete anche quell'intervista, un po' di musica per vedere appunto anche Alessio pre-incidente, pre-nuova vita, nuova rinascita. Quindi se volete contattarlo a OFE, giusto? Alessio Manzoni su Facebook, potete farvi le domande, lui vi aiuta molto volentieri. Grazie, complimenti anche. Grazie Piero, grazie Marina, grazie a tutti voi. È stato un piacere, ciao. Ciao. Siamo qui con gli Edera, il gruppo forte del giovedì sera saronnese di Festoria. Thailandia, con tanto di componente in sovrannumero. Il nostro più sfegatato Iaselli, che purtroppo se n'è andato adesso. Sì, lui voleva suonare con voi, perché non lo fate suonare con voi? Perché ha appeso il basso al chiodo Iaselli, anzi ci ha trovato pure le tarme dentro, dunque proprio doveva buttarlo per un po'. Ricordiamo i nomi degli Edera ai nostri telespettatori più affezionati. Ciao Stefano. Davide. Alessio. Davide. Allora, gruppo forte del giovedì sera saronnese con un sacco di scoop. Intanto tu, non fare il finto tonto, sei il volto di Festoria di quest'anno. Sì, mi hanno coinvolto. No, adesso racconta bene che cosa hai combinato e tutti in retroscena del set di scatti fotografici. No, niente, eravamo qua a Festoria l'anno scorso e c'era in giro questa parrucca, insomma è girata un po' a tutti. E mi sono ritrovato casualmente con una scopa in mano nella mossa di suonare la chitarra da buon rocker. È scattata questa foto che alla fine hanno deciso di scegliere come copertina della locandina. Sei molto fiero, vero? Sì, di questa sì. Ne avevamo proposto un'altra che era un po' più scandalosa e fortunatamente ho scelto questa. Perché non hai posato nudo? Per far venire la gente a Festoria o per tuo? Non si può. Perché non si può? Vabbè, allora... Scusi. Darra, invece io so che tu hai delle novità. Di tipo? Non hai qualche scoop per noi? No. Di chi? Di cosa? Dai, diccelo. Cosa che... Cosa? Che vai via. Vabbè, ma... Vado via per un po', ma... E dove vai di bello? Vado in America perché la mia fidanzata ha trovato lavoro lì e allora la seguo per un po'. Poi tornerò comunque. E dove vai di bello? In America? A Memphis. Sì. Diventerò il musicista famoso americano e quando tornerai mai più. Fare il sosia di Elvis. Vado a fare. Però mi devo tingere i capelli e... Ma io ti ci vedrei, sai? Beh, ma mi devo tingere i capelli di nero, dunque è un po' difficile.
sembro più un irlandese che uno del sud, comunque della parte del sud dell'America, appunto. Puoi portarti il banjo? Ma mi porto la chitarra. Beh, ti auguro tanta fortuna. Grazie. E poi le storie d'amore sono sempre così romantiche. Va bene, basta, questo è un problema mio. Ciao Ale. Ciao. La voce degli Edera. Cosa ci racconti di nuovo? Ma niente di che. Dimmi tu, sei tu che mi devi intervistare, no? Appunto, io voglio sapere i retroscena, sai, tutte quelle cose da rockstar, tipo che è la tua ultima fidanzata, cosa hai fatto, quante chitarre hai spaccato nell'ultimo periodo, non so, ma cose così. I soldi che abbiamo non ci conviene spaccare le chitarre, dunque conviene tenere quelle che abbiamo. Beh, in realtà più che qualche chitarra, qualche batteria l'ho spaccata, se devo essere sincero. Perché ridete tutti? Però no, è stato un episodio triste, quindi... Ma una batteria per suonare? Sì, una batteria... Vabbè, usciamo da... No, adesso ce lo racconti. Come hai fatto a rompere una batteria? Che cosa? No, non si fa. Che cosa? Niente. Cos'è successo? No, ragazzi, qua, un momento, attimo. Che cosa è successo? Non lo so, guarda, lui ha la basetta così, è andato via. No, voglio sapere della batteria. Adesso vedo che il tasto dolente è la batteria. Io sono un'intervistatrice d'assalto e devo sapere della batteria. È successo che a un concerto, a fine concerto, ho rotto la batteria del gruppo che suonava prima di noi. Quanto odio. Sì. Ah, proprio, rivalità? No. Era preso dall'entusiasmo, è ciampato, è caduto sulla batteria e... Come hai fatto a rompere una batteria? Questi... Cioè, hai fracassato i piatti, hai aperto il tamburo, cosa hai fatto? La cassa, credo. Cassa. Ah, la parte morbida della batteria. Sì, comunque vorrei dimenticare, cioè non... Nel senso... Non incentriamo l'intervista su questo. Con che parte del corpo l'ha rotto la batteria? Non ho capito. Con che parte del corpo ha rotto la batteria? Il busto. Ah, ok. Niente di... Cioè, tutto va bene. Batterista! Tu che hai tante batterie, come va quest'anno Festoria? Ma spero che quest'anno Festoria vada benissimo, io sono carichissimo, vediamo tra qualche ora come andrà a finire, insomma. La batteria mia è... La tieni lontana da Ale? Ah beh, lontana, adesso lo sa, sto lontano lui, insomma. Comunque tranquillo, dai, sono pronto. Sono... Messo una barriera davanti, metterò una transenna prima di cominciare a suonare, poi sto più tranquillo. Perfetto. Vabbè, voi in realtà è un sacco di tempo che suonate a Festoria, cioè cos'è già? Secondo anno. È il secondo, ma avete suonato l'anno scorso o 2 anni fa, cos'era? L'anno scorso. Sì, abbiamo suonato anche l'anno scorso, però nel primo pomeriggio, alla fine eravamo insieme da poco più di un anno e quindi ci hanno fatto suonare, non eravamo il gruppo di punta. Il gruppo quindi anche grandi sviluppi nel senso di come complesso? Sì, guarda, c'è stato il Darra che ci ha appena consegnato un po' di esperienza in più, a mo se ne va, e quindi vediamo un po'. No, vabbè, il gruppo cambierà, probabilmente dobbiamo ancora decidere bene cosa fare. Io, ad esempio, nello specifico ho voglia di dedicarmi molto alla composizione. Ho voglia di tirare fuori tutte le idee che ho, produrre grandi pezzi e portare avanti il gruppo. Quindi si presume che il prossimo Festoria in cui suonerete ci saranno un sacco di pezzi nuovi? Guarda, per quanto mi riguarda dipende molto da quello che succede sul lavoro. C'è il lavoro, altre attività che mi frenano molto sulla composizione e altre cose. Per cui sì, può essere di sì, può essere di no, può essere che cambiamo un po' genere, può essere che ci sia un'altra persona in più, può essere che rimaniamo in tre, può essere tutto, non sappiamo ancora bene. Ci saranno delle novità, però sarà solo il tempo a dirlo, a decidere. Però mi dovete promettere una cosa: in una canzone parlate della nonna che va a ritirare la pensione, no. In un'altra canzone parlate della mamma che compra la mozzarella, nella prossima io voglio la cugina che va... non lo so, a ritirare la macchina dal meccanico, si può fare? Ma dipende molto da, insomma, come diceva Rino Gaetano, i miei testi arrivano da quello che sento dire nei bar. Alla fine, se qualcuno parla di qualche cugina, possiamo anche scrivere qualcosa.
andate nei bar, parlate delle vostre cugine, delle vostre zie, delle vostre bisnonne, perché gli Edera cercano soggetti per i loro nuovi testi musicali. Sottoscrivete l'appello, Edera? Sì, sì, certo. Sì, certo, sì. Cioè, manderemo una petizione adesso online. Sì, sì. Allora, comunque in generale la società sta cambiando e ci sta dando nuove idee, sia in positivo che in negativo. Sì, perché noi ricordiamo che adesso noi cazzeggiamo un po' così, però gli Edera fanno dei testi anche abbastanza di un certo spessore, giusto? Sì, cerchiamo solo di mandare messaggi, cerchiamo di parlare dei problemi di cui non si parla mai. Effettivamente, no, vediamo un po', ce ne sono tanti ancora di problemi di cui non si parla mai. Sì, gli Edera faranno 3000 CD, se parleranno di tutti i problemi del mondo. Beh, noi vi ringraziamo e non vediamo l'ora di sentirvi a Festoria. Facciamo un bel salutino alla telecamera tutti insieme. Ciao, ciao. Ciao Festoria. Ciao Festoria.